Quando c'è Juve-Inter o Inter-Juve ci sono sempre delle polemiche. Io non ricordo una partita fra queste due squadre che è finita senza polemiche. Sempre e comunque ci sono delle polemiche. Però devo dire che questa volta, questa partita mi ha portato a godere. Maniera incontrollata. Cioè io ho goduto come non godevo da tanto tempo, ok? Semplicemente perché non è stata la partita in sé. Va bene, ma è stato quello che c'è stato dopo la partita. Perché la partita in sé l'avete vista. Noi, insomma, abbiamo vinto 1-0. Abbiamo fatto, secondo me, una buona gara. Ci sono stati dei giocatori che hanno fatto delle grandissime prestazioni. E comunque, da parte dell'Inter, io mi ricordo un tiro di Barella dentro l'area. Per il resto, io mi ricordo solamente occasioni della Juve. Quindi la Juve ha giocato, secondo me, bene da questo punto di vista. Però quello che è accaduto dopo la partita è stato, secondo me, ancora più, diciamo, motivo di essere contenti da questo punto di vista. Perché, come al solito, sapete bene che gli allenatori vengono intervistati a DAZN. Ovviamente il nostro allenatore è andato lì di fronte alle telecamere, gli è stata detta, è stata chiesta, la prima cosa che è stata chiesta è l'episodio del VAR, che avrebbe deciso, secondo molti, Inter-Juve, questa decisione che ha convalidato il gol, c'era mano di Rabiot, c'era mano di quell'altro, eccetera, eccetera. Allora, la risposta di Allegri, secondo me, è una cosa clamorosa sotto tutti i punti di vista, veramente un ceffone alle polemiche. Vi spiego un po', insomma, le varie situazioni da dire. Sì, devo dire veramente un sacco di cose. Prima ovviamente di iniziare, come al solito, ragazzi, iscrivetevi ovviamente al canale, ovviamente ora, raga, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante, ragazzi, basta scendere qui sotto, cliccare praticamente su iscriviti e poi ovviamente cliccare sulla campanellina delle notifiche e siete praticamente siete qui, praticamente siete dentro, quindi ci avete un sacco di notifiche ogni volta che esce un video, escono notifiche, e vi ricordo che è gratuita questa cosa, quindi assolutamente gratuita, e se vi va trovate anche i miei social, quindi se vi va seguitemi sui social. Allora, innanzitutto, dopo una partita come quella di ieri, già che sento parlare di polemiche, poteva succedere solo con l'Inter. Solo con l'Inter poteva succedere tutte queste polemiche. L'Inter è una squadra che, anziché pensare a quello che non è riuscito a fare, si mette a pensare a quello che fanno gli altri. Cioè, è stato fatto un gol, avete campato sul VAR tutto l'anno dello scudetto. Tutto l'anno dello scudetto, gente che faceva i placcaggi dentro l'area di rigore. Avete vinto la Supercoppa con un rigore al VAR che ci hanno messo 3 secondi a convalidarlo. Avete letteralmente l'anno scorso, nella partita decisiva per la corsa scudetto, stato negato un rigore solare a Zaccaria, con tanto di VAR, e ancora continuate a parlare. Cioè, Simone Inzaghi è la rappresentazione perfetta del tipo di allenatore che sta là, perché si sa solo lamentare, solo lamentare. Allora, ieri Allegri, nelle dichiarazioni, ha fatto delle dichiarazioni molto chiare. Ha detto: tu parli costantemente di episodi arbitrali. Allora, noi siamo stati sempre molto molto sereni nell'accettare decisioni arbitrali. Ma nel momento in cui, dopo una partita del genere, mi vieni a parlare di decisioni arbitrali, lascia che ti dica che anche l'altra volta, l'anno scorso, c'era un rigore solare a favore della Juve e il VAR non l'ha visto. Anche contro la Salernitana c'è stato un gol annullato alla Juventus e lì siete stati tutti zitti e non avete fatto nessun tipo di domanda. Allora, un allenatore che dice questo è un allenatore che a me tifoso mi fa. Comunque mi fa capire che ci tiene la squadra. Perché il discorso, sapete qual è? Lasciando perdere gli ossessionati, va bene? Perché esistono gli ossessionati dalla Juve, che sono quelli che dicono che la Juve ruba, e gli ossessionati da Allegri, che Allegri può anche salvare il mondo, comunque è cattivo, brutto e va cacciato. Ok? Però, oggettivamente parlando, a me che è un tesserato della Juve, vada di fronte alle telecamere e vada a rispondere in questo modo, io credo che sia una cosa giusta. Perché qui non si espone nessuno, qui non si espone la dirigenza, qui non si espone nessuno, siamo tutti tranquilli, sereni. Questo arriva e scatena tutto e dice le cose e dichiara il vero e afferma la verità. Cioè, tu mi stai a parlare di arbitri dopo la partita di ieri. Mi stai parlando di arbitri dopo la partita di ieri, dove tu in 90 minuti a casa tua hai creato un'occasione sola, mi va a parlare di arbitri su un presunto tocco di mano.
Cioè, ma Simone Inzaghi l'ha capito che l'Inter è una squadra che sta ai quarti di finale di Champions League e ieri in casa ha faticato contro una squadra che dal punto di vista psicologico sta distrutta da un meno 15 da tutto l'anno? Simone Inzaghi questo l'ha capito. La gente che si lamenta del tocco di mano, quando non venivano dati rigori alla Juve, quando avete vinto, ripeto, la Supercoppa con un rigore enorme. Con rigore che non c'era, perché non c'era neanche lontanamente. Dove eravate? Dove eravate? In quel caso lì il VAR andava bene? In quel caso lì il VAR era pulito, era sereno, era tranquillo. In quel caso lì il VAR andava bene, era popolato da persone tranquille. In quel caso c'erano le immagini. E tutte le persone che mettono i frame, che mettono diciamo le fermo immagine, che mettono le fotografie sui social, ragazzi, ma ci vedete? Ma ci vedete? Avete bisogno di occhiali? Avete bisogno di occhiali, ragazzi? Perché se quello è tocco di mano, allora è tocco di mano tutto. E tocco di mano tutto. Io ti faccio la lista degli episodi che l'Inter, il Milan o qualsiasi altra squadra abbia avuto a favore e vediamo se non è tocco di mano. C'è gente che li sono visti, cioè si è visto convalidare gol in fuorigioco di 1 metro perché il VAR, perché la proiezione dell'ombra tecnica. Adesso state discutendo su questa cosa qua? Cioè voi mettete da parte tutta la prestazione, per focalizzarvi su un singolo episodio. E quando Allegri va da DAZN e dice a DAZN: ma avete scocciato, adesso state parlando di questo. Però, guarda caso, quando avete parlato, all'epoca non avete parlato, non avete detto niente quando c'era un episodio contro la Juve. Allegri fa godere mezzo popolo juventino, perché l'altra metà è troppo impegnata a contestarlo. Ma Allegri fa godere i tifosi juventini, a cui importa veramente della Juve. Perché sapete, ragazzi, è una cosa molto, molto semplice da capire. Quando vieni attaccato, questa tua presunta signorilità di non dover rispondere non c'entra niente con lo stile Juve. Lo stile Juve non è farsi mettere i piedi in testa. Lo stile Juve non è stare in silenzio mentre subisci. Questo non è lo stile Juventus. No, non è lo stile Juventus. Questo è lo stile di un codardo. Allora, un allenatore vada di fronte ai microfoni a ribadire un concetto, cioè quello secondo il quale comunque la squadra ha lavorato, ha giocato, cioè io vedo gente che pubblica il frame, l'arbitro che aveva la visuale perfetta, l'arbitro aveva la visuale perfetta e è stata presa una sala VAR. Allora io sono coerente e ti dico che il VAR per me è la più grande cavolata degli ultimi. Cioè, te lo dico sinceramente, per me il VAR è la grande cavolata degli ultimi anni. Per me il VAR, per come la vedo io, il VAR è una grandissima cavolata, perché il VAR è l'ennesima trovata per cercare di fare meno polemiche nel calcio e invece le polemiche ci stanno ancora di più. Quindi, fatto sta da questo punto di vista che il VAR è una cavolata, ok? Ma per me è una cavolata sempre. È una cavolata quando ci danno, è una cavolata quando ci danneggiano, è una cavolata sempre. Invece per voi è una cavolata quando vi pare a voi. È una cavolata quando sfavorisce le vostre squadre, è una cavolata. Quando invece le riesce a avvantaggiare il VAR, meno male. Il VAR ha salvato il calcio, il VAR ha salvato il calcio. Sta a pensare a questo. Pensa che a casa tua, di fronte al tuo pubblico, nel tuo stadio, hai creato mezza occasione buona in 90 minuti. Lì devi pensare. Lautaro, Lukaku, questi fenomeni del calcio internazionale incompresi, che se ritrovano non sanno manco loro come quarti di finale di Champions, ieri non hanno toccato palla con Gatti, che l'anno scorso giocava in Serie B. E ieri si è messo letteralmente di traverso perché Lukaku non è passato, Lautaro non è passato. Ma voi state a pensare all'arbitro, state a pensare allo sfioramento del pallone sul braccio di Rabiot, che poi non si è capito dove lo doveva mettere quel braccio. Perché io sto tocco di mano, non lo vedo. Vedo un pallone che scende a rapidità e Rabiot che sposta il braccio. Nello spostare il braccio e nell'allontanare il braccio c'è già l'intenzione di non toccarla. Ecco perché il gol è stato. Perché comunque lui non è che aggiusta il pallone col braccio e va a fare gol, va a fare assist, ma prende e allontana il braccio. Dove lo doveva mettere quel braccio? Dove lo doveva mettere quel braccio? Ma voi avete capito che questo è calcio? Ma state a parlare voi? Cioè, ma state parlando voi? Cioè, ma io mi sono visto annullare un gol solare di grosso così contro la Salernitana, non ho detto una parola, l'abbiamo detto una parola, non abbiamo fatto nessuna cacciata, abbiamo detto le cose come stavano, dicendo: avete annullato questo gol. È grave perché comunque c'è un'immagine grave e tu te vai a focalizzare su un fallo di mano fatto a 50 metri dalla porta con una ripartenza che poi t'ha fatto fare gol perché comunque t'ha fatto gol, ma un fallo di mano che non è fallo di mano perché non è stato convalidato. Com'è? Il VAR prima era Puglia, adesso il VAR va bene.
allora, una cosa come quella di Allegri, che va di fronte a un giornalista e dice: guarda, le cose stanno così, un tifoso juventino, se deve sentire rappresentato da tutto questo. Perché i tifosi juventini di subire tutte queste cose è stanco. Va bene, siamo stanchi. Siamo stanchi. Capito? Di essere sempre quelli che sono ladri. Siamo sempre ladri noi. Noi siamo sempre ladri. Vincevamo i campionati con 30 punti rispetto alla seconda, eravamo ladri comunque. Il Napoli sta a più 18, più 16, non ricordo neanche a quando stia sulla seconda. È Napoli spettacolare, meraviglioso, fantastico. Il Napoli c'è, cioè, campione, mai visto in Serie A una cosa del genere. Cioè, ma voi veramente state zitti. Cioè, per cortesia, state zitti. Perché l'unica cosa che potete fare è lamentarvi. L'incoerenza fatta persona. Barella doveva finire fuori dopo 20 minuti ieri. Perché Barella è l'esatta rappresentazione dell'Inter. Barella è l'esatta rappresentazione dell'Inter, nel bene e nel male. È un grande centrocampista, perché per me Barella è un grandissimo centrocampista dal punto di vista tecnico. Attenzione, per me, cioè, per come la vedo, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, secondo me Barella. C'ha grandi qualità, ma Barella da un punto di vista umano è la vostra rappresentazione. È la rappresentazione totale di uno che non fa altro che fare falli da dietro costantemente. Ieri quando l'hanno ammonito è una cosa impressionante, non ammoniscono mai. Barella può anche andare a fare, non lo so che altro, voglio dire, può anche fare falli, non lo ammoniscono mai, perché non lo ammoniscono mai. Quando l'hanno ammonito ieri, poi è uscito fuori dal campo perché è stato sostituito, non so per quale motivo, forse proprio per il giallo, perché non volevano, insomma, non voleva che prendesse il rosso, perché ieri veramente Barella, pessimo sotto tutti i punti di vista. È uscito fuori, ha cominciato a dar calci ai cartelloni, a scalciare. È la perfetta rappresentazione. La perfetta rappresentazione. Lamentoso, arrogante, prepotente. E quando gli metti di fronte un giocatore un po' più completo, Barella scompare dal campo. Però poi mi devo sentire sempre dire: la Juventus è ladra. La Juventus si era giocato contro l'Inter, Allegri, la capra Allegri, quello che per tanti luminari dei miei stivali non capisce niente. Ieri Allegri, che ci ha fatto godere, ha giocato titolare con l'Inter a San Siro, con Gatti che veniva dalla B. Gatti che veniva dalla B. Fagioli che l'anno scorso stava in B. Soulé che l'anno scorso stava in C. Capito? Senza Di Maria, con Chiesa che è entrato e che si è rotto di nuovo perché si è fatto di nuovo male, senza un titolare in difesa. Capito? Questo è quello che ha fatto la capra. E poi Simone Inzaghi è un fenomeno, un allenatore per la stampa è un fenomeno. Simone Inzaghi è un allenatore che lavorò straordinario, cioè, quello lì, dopo una carriera intera, gli vengono a rompere le scatole su un fallo di mano, quello lì poi non deve parlare di fronte alle telecamere. Ma ha fatto bene e ti ha parlato. Ha fatto bene, io ho goduto, la goduria incontenibile, 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 ho goduto. Perché un tifoso juventino che non si sente oggi rappresentato da quello che dice Allegri, perché Allegri dice la verità. Perché ha detto semplicemente la verità, è stato a parlare di quello, però quando l'altra volta ci mancavano noi le cose, quando c'erano insomma, le decisioni del VAR, là non avete parlato, non avete fatto nessuna domanda. Ha detto la verità. Un tifoso juventino che non si sente rappresentato da tutto questo, un tifoso juventino che per partito preso va nei confronti, va contro la legge. Allora lì io smetto proprio di parlare, perché io con la gente è così, io non ci parlo proprio, capito? Non spreco neanche fiato. Poi ci sono tifosi juventini invece oggettivi e nei tifosi juventini oggettivi che dicono: oh, a me può anche non piacere lo stile di gioco di Allegri, perché io ti dico che Allegri secondo me è un allenatore che per me non riesce a dare quello che una squadra, cioè no, non piace, non è un allenatore che non è preparato a livello estetico, potete tutto quello che fare, ma la stabilità e l'essere Juve che la squadra sta avendo negli ultimi tempi, la Juve non ce l'aveva da quando c'era Allegri sulla panchina. Punto, perché questa partita qui a San Siro è stata giocata anche troppo bene per via delle assenze. E chi parla costantemente di polemiche arbitrali dovrebbe semplicemente stare zitto, perché le polemiche arbitrali le create voi, le polemiche arbitrali, perché all'episodio del VAR che vi favorisce, tutti zitti. All'episodio del VAR che non vi sta bene, tutti in silenzio. Un gol grosso così annullato con la Salernitana, grosso, in piena corsa a scudetto. Cioè, all'inizio della stagione, un gol grosso così annullato la Salernitana, tutti a godere, i Rubentini volevano il gol convalidato, mo non sta bene più, mo il VAR non è più bello, non sta più bene il VAR, sempre voi, le polemiche stanno sempre con voi, ogni partita, se gioca contro chiunque, stanno sempre con voi le polemiche, possibile? Possibile che le polemiche stanno sempre con voi? E la gente che sta in studio,
che lavora dentro gli studi televisivi, che lavora, no, cioè, che lavora dentro gli studi televisivi, che lavora dentro gli studi TV, che, cioè, che comunque fa questo lavoro e fa negli studi televisivi. Ma come si permette a fare domande del genere ad uno che nella vita ha vinto 6 campionati, ha fatto 2 finali di Champions, ha vinto 4 Coppe Italia, ha vinto 2 Supercoppe? Ma di che cavolo stiamo a parlare, raga? Che voi siete i primi che leccate a destra e a manca gente che non ha vinto niente. E qui questo si presenta, poi vi lamentate e quello ha risposto: eh no, perché il gol è stato irregolare. Lei come dice? Lei che cosa dice? Però quando l'altra volta in Inter-Juve c'è stato un episodio grosso deciso dal VAR, non ha parlato nessuno. Lei era tutto a posto, il VAR era pulito in quel momento lì, l'area era tutto a posto. E mi dovrei far prendere in giro da voi, perdonatemi, mi dovrei far prendere in giro da voi? Cioè, io mi dovrei far prendere in giro da voi, dovrei essere preso in giro da voi, ragazzi. Lasciate stare, per cortesia, lasciate perdere, perché la maggior parte della gente, la maggior parte di voi non ha idea di cosa sia avere un'educazione sportiva. Punto. Voi cercate sempre le scuse. Voi non vincevate 20 anni fa, la colpa era nostra. Non vincevate dopo, la colpa era nostra. Abbiamo vinto noi, la colpa era nostra. Vi dovete imparare ste mezze. Mezzi giocatori che ci avete in campo, che per la stampa italiana sono fenomeni del calcio internazionale, ieri hanno toccato palla. Non, quello dovevate analizzare. Quello dovevate analizzare. Il motivo per cui questo allenatore incompetente, che voi dite che sia incompetente, ieri ha battuto il fenomeno. Ha battuto il fenomeno, perché Inzaghi diventa un fenomeno per tutti. Diventa un fenomeno per tutti, Inzaghi. Mi è piaciuto come allenatore a me. Mi è piaciuto in tutto. Ma quando stava la Lazio piaceva. È diventato un fenomeno. È diventato, però voi state pensando al caso arbitrale, voi state pensando allo sfioramento del pa, voi state pensando a quello. Beh, fatemi dare un pochino nei commenti, perché non so più che cosa vi devo dire sinceramente. Cioè, datemi un pochino un parere, perché non so che vi devo dire onestamente.